Oscar Romero e le reprimende che lui faceva nel suo magistero a favore del popolo, della liberazione del popolo, a favore della cessazione della repressione delle violenze e della restaurazione della giustizia sociale e politica, e quindi temi pienamente evangelici, e questa reprimenda la faceva non solo alla oligarchia, cioè ai pochi governanti che comandavano su tutti, ma anche alle forze armate, alle forze dell'ordine, eccetera, ma le faceva anche alle organizzazioni politiche popolari. E a queste Romero continuamente li mise in guardia da alcuni pericoli che denunciò. Il 20 gennaio del 1980 egli pronunciò queste parole in una omelia. Anche a queste organizzazioni popolari e soprattutto a quelle di carattere militare e guerrigliero di qualunque simbolo esse siano, chiedo che cessino fin d'ora questi atti di violenza e di terrorismo. Ecco il magistero di un vescovo, la denuncia di un vescovo, che può essere fatta e deve essere fatta dal popolo, dall'uomo di cultura, dal poeta, può essere fatta e deve essere fatta dal politico corretto, giusto, poi deve essere fatta dal mondo. Il 10 febbraio del 1980, quindi circa 20 giorni dopo, egli continua: cari fratelli, le rivendicazioni del popolo sono assolutamente giuste e non dobbiamo mai stancarci di difendere la giustizia sociale e l'amore verso i poveri. E il suo era un popolo povero e perseguitato, vittima di ingiustizie e di violenza. Ma per questo, se veramente amiamo il popolo e cerchiamo di difenderlo, non possiamo privarlo di ciò che per esso è più prezioso: la fede in Dio, il suo amore a Gesù Cristo e i suoi sentimenti cristiani. Vedete come questa luce di questo magistero, di questa azione, di questa testimonianza del vescovo Romero sa mettere insieme una fede pienamente incarnata, una spiritualità incarnata nella storia, fatta anche di dolore, di sopraffazioni, fatta anche di violenza. E questa è la nostra fede, non è spiritualismo. È incarnazione, è spiritualità incarnata nella storia, è anima della storia. Bisogna che le organizzazioni popolari maturino per compiere la loro missione di arrivare a essere interpreti della volontà del popolo, diceva sempre Romero il 24 febbraio del 1980. Le organizzazioni popolari, appunto, sono del popolo e devono rappresentare i desideri, devono cercare di realizzare i sogni del popolo. E poi, in una omelia del 9 marzo del 1980, Monsignor Romero diceva: non dobbiamo tacere i peccati, anche quelli della sinistra, eppure si sono sproporzionatamente minori se li confrontiamo con la violenza repressiva. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.